Sì, ok, saluto qua l'amico che ha chiamato, dai. Adesso ti metterò il cambio, dai. Va bene, qui comunque in questione c'è la 5 Pietro e la 1 Paolo qua, Piemonte. Va bene, quindi ti dicevo Pietro, sì, no, no, ma non è che ho paura che il filo si come si può dire, che scorra via in modo che, cioè, che scenda dai rami, questo no, però visto che i rami hanno una certa oscillazione, il filo scorre, no? Perché se giustamente lo devo lasciare libero per forza, perché se lo lego al ramo poi non muove proprio più. Però appunto lo può strattonare a lungo andare la guaina, perché uso un filo normalissimo, quei fili, un filo da elettrico, no? Allora a lungo andare l'unica cosa che appunto può succedere è che la guaina di plastica si consumi, perché mi era già successo, avevo dovuto sostituirlo per quella ragione. E vabbè, poco conta, perché diciamo che uno ogni 3-4 anni lo sostituisce. Più che altro era il fatto che questi rami muovendo possono strapparlo, no? È chiaro che io gli devo lasciare un po' di gioco, glielo devo lasciare. Però è tutto da provare, perché io sempre su questo albero tanti anni fa, ma si poteva raggiungere molto bene la punta, e allora lì avevo messo una carrucola, una piccola carrucola di quelle lì, sai, piccoline di plastica, e il filo scorreva dentro. E così in quel modo non si consumava neanche e andava bene. Poi questo albero però nel corso degli anni è cresciuto e diventa piuttosto, non dico impossibile, però scomodo per potersi arrampicare, ecco, per intendersi, dai. Va bene, avanti qua l'amico che ha chiamato col buongiorno. Sì, mi dispiace disturbarvi, signori 29 giugno. Pietro e Paolo, scusate il scherzo, buona giornata mi auguro, ma sono entrato un momento anch'io perché non sentivo da nessun'altra parte, stavo provando, ogni tanto faccio un PM, voglio dire se c'è qualche cosa che non va, qualche modifica è stata, sì, è la 1 Uccio, 1 Ferruccio, ci siamo già sentiti Pietro e Paolo. Va bene, Paolo, dunque hai parlato prima te, vero, da Torino, se non erro. No, no! Pietro, allora, riprendi tu, il gran maestro. È il gran tecnico, avanti Pietro. Grazie! Ciao Mario! Saluto a Uccio, saluto Ferruccio, ciao! Salutissimi! Poi mi dirai che tempo fa in Tango Oscar! Cordialità! Sì Paolo, ho capito Paoli, è vero, però tu fai una cosa, lascia un po' di collegalo, dai, facci un po' di coppa, magari al cavetto che non disturbi il passaggio di sotto, un po' altino, perché se alto non dovrebbe disturbare il passaggio sotto, no? Se lo metti alto, anche se poi il balcone è più basso, Paolo, e l'albero è più alto, non te ne fregare, tanto è lo stesso. L'importante è che, ecco, se lo vedi a ramo, però lasciagli un po' di coppa al filo, capito? Poi quando ci sarà il vento, controlla, vedi se tira troppo o non tira per niente, magari ha la possibilità di rimanere sempre il filo libero, come si dice, senza tirantaggio dall'albero, lo controllerai. Se vedi che tira, lo molli ancora un pochettino, per forza, e lasci un po' di coppa, ma tanto non succede niente. Sì, Paolino, è una, come si dice, se sei vicino all'albero che non dai fastidio ai condomini, eccetera, tutto va, può andare a gonfie vele, perché se sei in alto col balcone non darai fastidio a nessuno, se sei in basso diventa già un po' più difficoltoso, perché se devi incurtire, devi passare un camion, una cosa o un'altra, non passa più. Se sei in alto vai tranquillo come una Pasqua, Paolì, a te.
Sì, sì, ok. Salutando nuovamente allora il Ferruccio, ben sentito Ferruccio. Mi sembra sì che ci eravamo già sentiti, ma molto tempo fa. Non mi è nuovo il tuo, diciamo, nome, ecco, sarà un nome fittizio senz'altro, comunque non mi interessa, però mi sembra già di averti già collegato una volta, però non ne sono comunque completamente sicuro. Arrivi abbastanza bene, non fortissimo, sei sull'otto di segnale, la radio è buona, 5 diciamo, e evidentemente siamo anche vicini forse, non lo so, poi mi dirai. Mi sembra che hai detto zona 1 anche tu, ma non ne sono sicuro, o forse no, boh, vabbè, poi mi dirai. E va bene, comunque vediamo, dai Pietro, l'unica cosa che appunto hai capito bene, appunto, che devo attraversare questa famosa strada che ti avevo detto, e sai com'è, più che altro è quello, ma non è che dà fastidio, l'unico fastidio che potrebbe dare se dovessero venire i cestelli, sai quei camioncini col cestello, il braccio idraulico, ecco. Se devono magari fare dei lavori qua alle luci, diciamo, quelle alle pubbliche, può dar fastidio, quello sì. Però è successo qualche anno fa che sono dovuti intervenire, però non sono arrivati proprio a quell'altezza lì, però sai com'è. L'unico invito è anche quello, sì, però pensavo di far così, in modo che anche se dovesse succedere qualcosa, appunto, riesco a recuperarlo in fretta e non mi finirebbe, diciamo, lì magari sul tetto, dove poi magari in inverno se c'è neve non riesco più a raggiungerlo, ecco, era anche comodo per quello. Poi è chiaro che bisogna vedere poi la resa, perché ma dovrebbe andare abbastanza bene, insomma. Vabbè, l'altezza dal suolo, diciamo, la parte più alta dovrebbero essere circa dalla strada 12-13 metri, all'incirca. Però certo, vabbè, è sempre un filo alimentato a un'estremità. Però molti hanno provato a fare così, usando quell'accordatore lì che ti dicevo, da palo, e si trovano bene. Io partirei dal solaio, dal sottotetto, con questo filo, e poi appunto passerebbe su questi rami e andrebbe a finirmi nel giardino, che è di mia proprietà, ecco, tutto lì. Vedremo, è tutto da sperimentare. Avanti Ferruccio. Sì, grazie. Sì, la riprendo io, Ferruccio. Ma io sono zona mare, zona Liguria, 1 Liguria. E scusate se vi ho disturbato. Pietro ci siamo già sentiti con lui, però non mi ricordavo, perché insomma passa il tempo magari. No, con Pietro forse pochi giorni fa. Con te Paolo anche, non so, forse come dici tu è un po' di tempo. Va bene, tu sei zona Torino, ecco, forse avrai capito male Pietro. Bene, io vi lascio tranquilli ai vostri hobby, al vostro lavoro, alle vostre prove, e io vi ringrazio per avermi fatto entrare, vi auguro un buongiorno e un presto a risentirci. Vai Pietro, riprendi. Sì, Uccio, infatti c'è stato un fricocò, un disguido. Infatti lui in Piemonte, tu sei in Liguria. Ho capito. Va bene. Allora Paoli, sì, infatti così devi fare, certo. Ma io penso che se ero io l'avrei già fatto, ti giuro. Io guardo prima le cose, guardo le possibilità e le non possibilità, Io sono sbrigativo nelle cose, e poi chiamo nessuno, faccio tutto da solo io, Mauri. Io capace che ti tiro su un telescopico di 10-12 metri, magari a questa età sforzerò un pochettino, ma c'ho il mio metodo, c'ho il mio sistema, Paoli, ok? E quello fa parte dell'esperienza, di tanti anni naturalmente.
sono stato un piazzapali, come si dice, con antenne di tutti i colori. Hai capito, Paolo? Ho fatto anche quello io. Ok. Perciò ho piazzato, sono salito su dei tralicci, ho legato con le corde le cinture, a piazzare di tutti i tipi, a piazzare dipoli grandi, lunghi, per frequenze di tante, fanno cosa di radioamatori, fare in un tetto, mettere due pali, uno a una distanza del tetto, uno dall'altra parte, e poi tirare su con due carugoline, tirare su un dipolo lungo lungo, ok, non faccio tutti i colori, via. Allora, sono niente 40 anni di esperienza, Paoli, a te. Ok, dai, va bene, allora saluto il Ferruccio, infatti non ci siamo mai collegati, Ferruccio, adesso che appunto ho sentito molto bene la tua voce, perché l'ho confusa con la voce di un altro, che è un bel po' di tempo che non sento più, e allora mi sembravi tu, e invece no, allora ben sentito per la prima volta, ecco, Ferruccio, siamo dovuti venire qui per stare un po' tranquilli, perché sennò sotto è un bailame continuo, difatti qui è difficile sentire qualcuno che parla, da 6600 addirittura fino qua non si sente più un'anima viva. Una volta c'erano molti più operatori che modulavano, quindi era molto facile che da 6500 a 6700 era più facile sentire, c'erano veramente tanti operatori, poi tu Pietro, vabbè, ma magari anche tu Ferruccio avrai modo di ricordarti, sei un po' di anni che magari sei in radio e non c'è più nessuno, si può dire, qua oramai con l'avvento dei computer, i cellulari, i telefonini, appunto, molti hanno perso la passione, ma vabbè, peccato, purtroppo è così, i campi, diciamo il tempo passa e le mode cambiano, diciamo le mode, la tecnologia insomma muta, varia e vabbè. È giusto che sia così, dicono che la vita è bella perché varia, quindi è anche vero, dai. Ciao Ferruccio, ti saluto, buona continuazione di pomeriggio e a presto risentirci, non so se vuoi riprendere, se no ritieniti salutato. A te Ferruccio riprendi, io Pietro faccio ancora un passaggio ma devo chiudere perché mi devono portare della merce e quindi voglio farmi trovare pronto. Ecco, non voglio far aspettare. A te Ferruccio. Sì, Paolo, grazie. Ma io vi avevo già salutato in modo che, insomma, ti ringrazio ancora che me l'hai ripassato, io ero ancora in ascolto. Va bene, un'inflessione leggera, ma ce l'hai, torinese, piemontese, via. Ebbè, penso che non ti faccia dispiacere perché hai un bel italiano, parli un buon italiano. E io sono un oriundo invece, sono qua da parecchi anni, ma sono della zona zero, nativo, giù di là, zero alta. Dunque, sì, io ho cominciato tanti anni fa con i walkie-talkie, National si chiamavano, piccoli, poi ci siamo andati a due canali, due canali, sei canali, facevamo i CD, diciamo, mi sono divertito molto con le bande CD, diciamo. Poi questi qua negli anni 70, circa 70, sì, cominciai con un 277 della Sonar Camp e poi ho cambiato con tuttora un 140 che comprai tempo fa, ho avuto 3 o 4 di questi qua digitali, sempre più con quelli automatici, a finali, diciamo, qua al volare. Va bene, complimenti.
sia Pietro che è un artista delle antenne, lui l'avevo già sentito a Pietro giorni fa, sì, che dava consigli, bravo Pietro, bravo. Va bene, stiamo entrando di nuovo e spero di incontrarvi, anche io cercavo, ma di là c'è sempre un gran casino, come vi dicevi te, bravo. E allora, no, ma non c'era più nessuno, allora sono salito perché dovevo provare qui se l'accordo andava bene, e ogni tanto cambia qualcosa, allora, va bene, salutone cordialissimo ancora e non riprendo sperando di incontrarti nei prossimi giorni. Vai Pietro, ciao Ferruccio. Ben sentito, molto piacere.